E se vi dicessi che in una delle prime bozze di incanto Casita era malvagia? Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Sì, anche in questo video andremo ad esplorare insieme una delle tante idee originarie scartate di incanto. Evviva! Nello specifico, di quella in cui la cattiva della storia sarebbe stata Casita. Aspetta, che? E già, dopo Camillo e Julietta, anche la dimora Madrigal era tra i potenziali villain. Ma che davvero, davvero? Siete curiosi di saperne di più? Allora lasciate un mi piace e continuate a guardare il video. Così come nel film che tutti abbiamo visto, Mirabelle era alla ricerca di un modo per salvare il miracolo, anche in questa storyline cercava qualcosa. I can't find it. What are you looking for? My happiness. Ma questa ricerca era continuamente ostacolata dalla sua stessa casa. In che senso? Più volte il suo cammino viene bloccato da Casita, in modi sempre nuovi. Ad esempio, facendo spuntare molteplici porte, di modo da non permetterle di uscire da una stanza. Oppure allagando la sua camera da letto, rischiando quasi di annegarla. O ancora, facendola balzare in aria in un modo che mi ricorda molto questa scena di Monster House. Troviamo persino una bozza in cui Casita spia in modo molto sinistro Mirabel che parla con quello che sembra essere Bobo Marques. Se non sai chi è, guarda quest'altro mio video. Ok. A riprova del fatto che anche fuori di casa la ragazza non era al sicuro. Oh my god! Ma la cosa peggiore era che Casita la metteva continuamente in cattiva luce con Abuela. Proprio una stronza! In una sorta di competizione estenuante in cui le due si contendevano le attenzioni della capofamiglia, che ovviamente preferiva di gran lunga l'impeccabilità di Casita alla goffaggine della nipote. Mirabel, non presti attenzione, ti aiuto io. Ecco io. Casita? Come stavo dicendo? Nel finale probabile di questa storyline, Casita non si sarebbe sbriciolata a causa delle crepe, ma sarebbe stata distrutta dalle fiamme di un incendio, presumibilmente innescato dalla candela stessa. No, vabbè! Nelle bozze possiamo vedere Mirabel aggirarsi tra le rovine della casa completamente bruciata, ad eccezione di porte e finestre, rimaste così, sospese a mezz'aria, fin quando nel camminare non avrebbe intravisto un'ombra oscura e minacciosa. Ma questa, una volta messa a fuoco, si sarebbe rivelata essere solo un altro cumulo di macerie. What? Lasciandoci così, con il dubbio su chi o cosa animasse Casita, sul perché avesse aiutato i Madrigal o sul motivo che le faceva odiare Mirabel. What the fuck? E questo è quanto, ragazzi. Voi cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere questa versione di Casita? O preferite quella del film? Lasciatemelo scritto nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale ed attivare la campanella per nuovi video. Ciao!